tecnicamente, beh, insomma, non ci si improvvisa dai registi. Io non sono passato casualmente nella macchina da preso, non credo mi avrebbero affidato una macchina del genere e né gli attori si sarebbero affidati se fosse stato tutto assolutamente improvvisato. In realtà questa cosa è stata costruita nel tempo, io ho cominciato come sceneggiatore nel 99 e tra i miei maestri c'era Claudio Mancini, produttore esecutivo, che è stato produttore esecutivo di Sergio Leone, che mi sbatteva sul set, mi diceva se vuoi imparare a fare questo mestiere devi stare sul set. Io ero giovanissimo quando sono arrivato sul set la prima volta, ero lo sceneggiatore di una serie televisiva per Rai 1 e i primi giorni nessuno pensava che io fossi lo sceneggiatore, mi hanno scambiato per un runner, cioè quello che porta le pizze e il caffè, e ho vissuto questa situazione pensando che fosse normale, pensando che lo sceneggiatore fa questo. Dopo 3-4 giorni mi hanno messo una sedia invece vicino al regista, si sono scusati, invece non è così, devi dire, se rimani lì seduto accanto al regista non impari niente. Questa esperienza io me la sono portata appresso. Devo dire che La ragazza nella nebbia è venuta così bene, c'è stato un grande successo, il David, Spielberg e tutto quanto, perché c'era una squadra potentissima e io devo dividere questo merito con questa incredibile squadra. Noi siamo riusciti a creare dal nulla un film. Creare dal nulla significa, avevamo un romanzo alle spalle, però far vivere un romanzo non è semplice. Far vivere un romanzo che è ambientato in un paese non meglio precisato delle Alpi. Quindi ogni giorno c'erano invenzioni, ogni giorno ci siamo stimolati in qualche modo a vicenda. E, dicevo in coscienza dal punto di vista emotivo, perché quando sei di fronte a Jean Reno e a Tony Servillo non sai che alchimia potrà crearsi, perché magari sono due elementi che messi insieme diventano molto pericolosi per il film e per la salute del regista. Io non sapevo che cosa sarebbe accaduto quella prima notte. Jean Reno arrivava da New York, abbiamo girato tutte le scene di notte in una settimana. Il giorno prima di cominciare a girare, mentre Jean si riprendeva, si acclimatava lì a Carenza, io ho preparato per tutti le orecchiette col sugo di pomodoro fresco e il cacio ricotta, come faceva lui, esatto. È arrivato un pacco da casa, dalla Puglia, e li ho messi a loro agio. Quando poi è partito il Chuck, quella fatidica notte, io me lo ricordo perché tra i due si è creata subito un'energia e io ho faticato spesso a dare lo stop, perché c'era un silenzio, c'era un'atmosfera talmente tirata mentre loro recitavano. Io ho voluto pochissime persone su quel set, eravamo veramente confinati in una stanza strettissima, gli altri erano tutti fuori ed eravamo in quella stanza, eravamo in cinque. Vi dico solo questo: i due attori, io, l'operatore e un macchinista, non c'era nessun altro in quella stanza. E si è creata un'alchimia potentissima e si percepisce nel film. D'altra parte, chi l'ha visto il film ricorderà sicuramente che l'ispettore Fokker, chiamato a risolvere in questo caso di una ragazza molto giovane scomparsa nella nebbia di una notte, con tutto il mistero e anche l'ambiguità e la paura che si porta dietro una scomparsa del genere, arriva sul posto di un signore che ha attraversato una serie di problemi che con flash di situazioni vedremo nel film, e è di fronte, in quello momento del film che poi va avanti e dietro non vi dico tutto, da comunque a uno scenarista, a una persona che deve essere uno scrutatore di anime, che ha fatto un libro col titolo Punto. Insomma, è evidente che quelle scene poi punteggeranno il film per capitoli e saranno piene anche di ambiguità, metafore e sottintese, quindi c'è la difficoltà. Io ieri ho richiamato Mutatis Mutandis, un paragone che non è assurdo, ma è assurdo. Michael Mann, 14-15 anni fa, grande regista americano, De Niro e Pacino. Poi magari quei due non si incontrarono mai nel campo contro campo, che non era vero. Le scene si sono incontrate. Esatto, però appunto quello può essere, anche perché poi si è saputo, Servillo adorava Jean Reno e Jean Reno adorava Tony Servillo. Detto questo, un'altra domanda sul passato, cioè proprio sulla voglia di narrare. Narrare da scrittore chiaramente è una cosa diversa, si dice alcuni libri sono già una sceneggiatura, frase fatta, troppe volte è vero. E alcuni film hanno una regia opaca, ma poi hanno un grande testo, può succedere. Che cosa ti sei detto, con le esperienze fatte, di non dover fare? Cosa ti sei consigliato di non dover fare?
non innamorarmi troppo di me stesso e di ciò che stavo facendo, nel senso che il rischio per un autore, soprattutto quando si arriva al montaggio di un film del genere, è quello di non voler sacrificare nulla, innamorarsi delle scene, del suono delle battute, di compiacersi anche un po' troppo. Invece io sono stato assolutamente spietato, lo sono stato in sceneggiatura, lo sono stato mentre giravo, lo sono stato al montaggio, perché questo doveva venire fuori con un film assolutamente corale. Infatti anche gli attori, guardate, hanno tutti quanti fatto un piccolo passo indietro per favorire la storia. È la storia che deve vincere, perché è la storia che il pubblico vuole.